lo splendido stand di Bene Relax Experience a Casa Sanremo. Abbiamo un ospite particolare, lei si chiama Valeria Valente. Valeria Valente, e è una delle ragazze che ha fatto, diciamo, l'ultima edizione di Amici, purtroppo non arrivando al serale. Sì. Una cantante, una bravissima cantante, aggiungerei. Ecco, raccontaci come sei arrivata ad Amici e che tipo di esperienza è stata per te. Niente, io ho fatto quest'estate i provini, ho fatto 5 provini a Cinecittà a Roma. E niente, io ho 18 anni, quindi è stata la mia prima esperienza e la prima volta appunto per quanto riguarda Amici. Niente, per fortuna è andata bene perché ho superato tutti e 5 i provini, sono arrivata alla fase, diciamo, tra virgolette finale, quindi prima del programma, a settembre, eravamo in 80 e di questi 80 appunto ne hanno scelti 22, appunto i ragazzi che hanno partecipato quest'anno ad Amici. È stata un'esperienza bellissima, anche perché avendo 18 anni, quindi sono un po' tra virgolette inesperta per quanto riguarda la televisione e quindi, però all'inizio infatti ero un po' impaurita, no, però ero preoccupata, nel senso non sapevo comunque come potesse andare alla fine. Invece col passare comunque del tempo mi sono trovata bene e niente, ho vissuto una bellissima esperienza, veramente è stata bellissima. Senti Valeria, tu canti da molto, perché poi noi ci ricordiamo di te anche in una sfida X Factor. Sì, sì. 3 anni fa ho fatto il ballottaggio appunto X Factor contro Giusy Ferreri, è entrata lei, vabbè. Quindi hai perso con onore. Sì, 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 infatti, sì, sì. Senti, torniamo ad Amici. C'è qualcosa che non ha funzionato? Cioè, quando tu sei arrivata fino alla fine del pomeridiano, sì, e poi non ti sei vista promuovere al serale, che cosa, qual è stata la tua reazione? Era giusto, non era giusto? C'era qualcosa di... Allora, purtroppo, diciamo, Amici, oltre a essere un talent show, è un programma televisivo e quindi serve, oltre alla bravura, oltre al talento, serve anche, diciamo, il personaggio. È molto importante crearsi un personaggio. Io purtroppo forse non ero abbastanza, come posso dire, presente come persona, nel senso non creavo polemiche, non, diciamo, non facevo casini tra virgolette, e quindi forse oltre a questo, anche per quanto riguarda il canto, sono stata, diciamo, valutata dai professori come quella che comunque si brava, sa cantare, però non esprime. Quindi me l'hanno detto così tante volte che io mi sono convinta che era vero che comunque io non riuscivo ad esprimere, e quindi purtroppo mi sono buttata anch'io un po' giù. Capito. Sì, però, e quindi questo è andato a svantaggio mio e purtroppo sono stata eliminata all'ultima puntata, appunto il sabato prima del serale. Però a prescindere da questo, a livello vocale, di tecnica, perché comunque io avevo dei piccoli problemi alla voce, adesso assolutamente sono migliorata tantissimo, almeno mi è servito, sì sì sì, oltre alla visibilità, e per il resto comunque un po' è stata colpa mia, però alla fine è stata comunque una bellissima esperienza e mi ha insegnato tante cose. Quindi ti ritieni soddisfatta? Molto, e anche fortunata, perché non è facile arrivare lì. Senti, ti faccio una domanda che su un tuo collega. Sì. Davide Flaut. Sì. Che è successo? Niente, Davide ha avuto dei problemi di salute, niente di grave, quindi ha dovuto, diciamo, abbandonare il programma. Ho capito, insomma, per motivi suoi. Sì, non... sì, sì. Però sta bene, tutto a posto. Sabato scorso è andato in puntata, ha cantato, sì, sì. Molto bene. Scusa se ti ho fatto questa domanda. No, figurati. Ma sul nostro blog questo argomento è molto richiesto, allora da una fonte diretta mi sono permessa di chiedertelo. Senti, ma passiamo a quello che sarà il tuo futuro. Sì. Ecco, che cosa hai in programma? Allora, io adesso sto lavorando appunto a un progetto
momento ho fatto un singolo che spero uscirà verso la metà di marzo, e poi anche a un album. Stiamo facendo comunque dei brani appunto per questo album, spero uscirà presto, però l'album diciamo ha tempi un po' più lunghi. Il singolo dovrebbe uscire a metà marzo, si spera. E poi oltre sto facendo serate comunque, un po' per visibilità, un po' perché comunque servono. E nel frattempo ti stai facendo un po' di promozione. Sì, infatti. È la prima volta Sanremo. Che vedi il circo di Sanremo. Sì. Sì. Senti, ti auguriamo un giorno anche di calcare il palco dell'Aris. Quello è il mio prossimo obiettivo, diciamo, sì, spero. Bene, e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi. Grazie per questa intervista. Grazie a voi. Ciao Valeria. Ciao.